Sono le donne e gli uomini in divisa che spesso vengono trattati peggio dei carcerati, non sono torturatori, non sono delinquenti. Da ministro ho lavorato al loro fianco e conto di tornare presto a lavorare per migliorare la qualità della vita delle donne e degli uomini della penitenziaria, perché io sto sempre con le guardie, non con i ladri. Come valuta i movimenti politici, ma anche non nazionali e internazionali? Io sono contento della risposta che c'è in tutta Italia. Oggi sono andato all'Elba, c'era una marea di gente, adesso a Pisa, stasera a Firenze. A Firenze ci sono le sardine, però. Firenze la stasera è 1200, però esatto. 20.000 sardine. Ma io mi accontento e sono felice delle proposte che la Lega fa. Io vado a Firenze per proporre un cambiamento. Quelli che sono in piazza contro sono, per carità, Di Gianni cosa ne pensa? Liberissimi di farlo, però io l'Italia, Firenze, la Toscana e Pisa hanno bisogno di fatti. Il sindaco di Pisa e la squadra di Pisa ne è la dimostrazione. Quindi ognuno è libero di fare quello che vuole. Per noi avere 1200 persone con cui ragionare il futuro di Firenze e la Toscana è fondamentale. Scusi, Gianni cosa ne pensa? Il candidato Gianni cosa ne pensa? Il candidato del PD? Ma quello che fanno gli altri mi interessa poco, onestamente. Lei annuncerà il nome stasera? Ma il nome arriva alla fine. Ci sono la squadra e il progetto che sono più importanti. Noi stiamo lavorando a un progetto di Toscana diverso da quello della sinistra degli ultimi anni, e si parla di sanità, di liste d'attesa, si parla di gestione delle case popolari, sostegno alle imprese, alle famiglie, alle aziende agricole. E poi il nome del candidato e della candidata arriva alla fine. Segretario, ha detto che sarebbe andato in piazza la settimana scorsa con le sardine, è ancora della stessa ragazzi, ma parliamo opinione. Di vita reale. Parliamo di vita reale. Se uno parla di reali, però. Ma qual è la proposta? E intanto è un movimento. Sì, perfetto. Qual è la proposta per la Toscana? Io ce l'ho. Qual è la proposta alternativa per la Toscana? È un movimento intanto che è di protesta e... La protesta non è che costruisca molto, eh. Io preferisco la proposta. Ma va raccolto, va ascoltato oppure no? Tutti vanno ascoltati, ci mancherebbe altro. Ma lei ha detto le voleva incontrare le sardine. Prima o poi le incontrerò, ci mancherebbe altro. Io stasera preferisco incontrare tanti fiorentini e tanti toscani che hanno qualcosa da proporre, non qualcosa contro cui andare. Io preferisco la gioia, il sorriso, l'incontro, la costruzione. Poi ognuno fa quello che vuole, viva le piazze, viva le manifestazioni, viva i girotondi. E se uno vuole cantare Bella Ciao è liberissimo di cantare Bella Ciao, per carità di Dio. Io preferisco, no, in chiesa magari no. Gianni lo conosce da presidente del l'avrà incontrato. L'ho incontrato, però ripeto, io non conto di vincere per le debolezze altrui. Conto di vincere per la forza delle nostre idee, del nostro programma e della nostra squadra. Pensa Gianni sia un candidato debole?